Due come noi, puntata speciale. Oggi poi due come noi ha uno special guest. Di livello. Tanto buonasera, architetto Calatrava. Buonasera. È un piacere. Tutto bene? Tua mamma sta bene? Sì, bene, bene. Ha detto che si sente molto meglio adesso con le clip che hai. Ma tu hai la clip anche sulla pasmina? Sì, perché lì, la pasmina. Ah, perché mi hanno detto, Checco, adesso che tu hai. Ho cacciato denaro. Paia. Abbiamo uno special guest che non è Pordenone. Da Pordenone a Pordenone. Specifichiamo che Pordenone non verrà mai in mezzo a noi. Anche se invece il Fonta è sempre un piacere, no? Grazie. Buonasera Max Fontanini, questa serata. Allora, come siamo? Tutto bene? Bene, la birruta è buona. Birretta Max, con la coca. Auguri però. Ma aspetta un momento, no? Diciamo perché aspettiamo. Aspetta che lui adesso. Oggi è una puntata speciale perché oggi ho deciso di festeggiare il mio compleanno con voi due. Grazie, due auguri. Auguri. 39, no? 39 più 10. 39 meno 1. Pensate che un mio collaboratore l'altra sera qui al pub mi ha chiesto, Emanuele, nome e cognomi, tanto adesso va di moda a fare i nomi e cognomi. Ah, come Criscitiello? Facciamo tutti nome e cognomi. Okay. Un mio collaboratore mi ha detto, Emanuele, fai gli anni, sì, quanti ne fai? 55? Perché? Io pensavo scherzasse, invece dimostri 55 anni, ho detto. Quindi veramente? No, no, lui pensava forse di farmi un complimento, ma mi ha affossato. E tu sei andato sotto? No, io ho fatto 55. Ma l'ha tenuto? Tanti, tanti 55, sono 6 anni. È già per strada, Emanuele. No, un bravo frutto. Facciamo finta che abbia detto 45. Va. Ah, ok. Ma scusa un attimo, domanda secca. Dopo così, apriamo l'happy hour. Sì, dopo. Noi l'abbiamo già apriamo. Già apriamo con un. Ci tenevo però avervi voi qua con me, così insomma. Festeggiamo, auguri, grazie alla nostra amicizia. Ma scusa un attimo, Dus, quindi possiamo farti qualsiasi domanda oggi? Come vi ho detto prima, sono totalmente a vostra disposizione, full pa full. Ah sì? Certo. Ma anche pesanti? Ma fai quello che vuoi. Ma partiamo però secondo me. Lui è il professionista, io ce ne ho. Ci sono quasi 300 like su Facebook per il direttore. Per il suo compleanno? Auguri, sì. Ma sono tanti, Dus. Perché? 300 like? Sì. Ma anche su Instagram? Veramente 300 più 300? 600? Su Instagram erano mio figlio che erano 322 a pranzo, ma io non so. Non sono pochi. Ma quindi parli contro i social, ma tieni monitorato tutto. Ma no, io c'è mio figlio che è molto social, sì. E mi racconta mentre mangiava a casa di mio papà. Ma lo controlli? Cosa? No. No, mi fido, dai, mettiamola così. Non saprei neanche come controllarlo. Controllamelo tutti, prego, perché non saprei. No. Ah, da remoto, come si dice. Non saprei neanche da che parte iniziare io. No, io invece quello che voglio dire è a prescindere, poi mi chiedete quello che volete. Però credo che da stamattina alle 7:30 che ho acceso il telefono, ad adesso che registriamo, che sono le 6:30, ho ricevuto una cosa incredibile di messaggi, di telefonate. Molti poi giustamente mi dicono non ti scriviamo, ti telefoniamo. Oggi non ho lavorato, ma questo è il meno. Scusa, la novità? Non c'è. Ok. E ho dovuto anche mettere sul mio stato, che è l'unica cosa un po' che ho di sociale, sullo stato. Tu usi lo stato? Non so cosa sia. Va bene. Stato italiano? Una foto poi bellissima. Chi l'ha fatta? La grafica? Sì. Bravo Franco. Con buon compleanno Davide, con la mia foto. Quella lì l'ho vista. Eravamo a Casale. Sì, ma era dell'altro anno, perché eri già un po' più smizzo, sì, sai? Insomma. No. Eravamo a Casale? Treviso. Un po' più smizzo però, Davide. Non avevi la febbre come oggi? Sì, oggi sono un po' ricoglionito, ma mi sto messo in piedi. Ho preso un tratachipirina per stare in piedi. Ma scusa, poi e domani... la telefonata che dici? No, quindi la più mi sono strana. Sentito quasi obbligato, cioè veramente quasi emozionato, ma non, sapete che non recito mai di quello che penso. Ho voluto ringraziare tutti per la clamorosa marea di affetto che ho ricevuto. Per il like. No, che mi fa... Dai, ma non sta rispondendo però alla tua domanda. E la telefonata più strana... Sì, ho già ricevuto una telefonata bellissima. Il primo in assoluto è stato Jack Bright all'alba. Sì, no? Ma non dorme. Che è suonato come me e Giovanni Adami, un altro suonato come pochi. Però devo dire che Stefano Roccia. Mi ha fatto tanto piacere. Era un po' che non lo sentivo. Mi ha detto... Ho risposto alla telefonata metà mattinata, sono un'ora al telefono con lui. E mi ha detto Stefano, io non dimentico mai quelli che sono i miei amici, non ci sentivamo da un po', poi al di là di quello, ognuno prende la sua strada nella vita, ma siamo cresciuti praticamente insieme in questa città, quindi mi ha fatto piacere parlare con Roccia, e l'amicizia per me è una cosa che va oltre tutto, quindi per me è una cosa... Grande che... Roccia. Quindi mi ha fatto molto piacere, mi ha chiacchierato un po', insomma, ribadisco il mio affetto nei suoi confronti. Ok. È la prima aspettata, ci sta, no? Come sì, è la prima aspettata, dai. La prima aspettata.
L'abbiamo messo un po' in difficoltà. Sì, ma no, non puoi aspettare tre ore le risposte. Ma però, è sempre così, il veloce lui. Non lo so, la più aspettata ce ne sono state poche, dai, perché insomma... Poche, ma ci sono state. Ma telefonato o messaggio, dici tu? Questo è quello, non mettiamo tutto nel calderone, no? No, no, quella più aspettata è anche quella che mi ha fatto... Sì, un po' più strana è stata quella di Roccia, sicuramente, no? Perché non me l'aspettavo. Però dimostra veramente che magari riesco ad avere amicizie a 360 gradi, sì. Capito? Che occupano un po' tutto il nostro mondo. Ma dopo vi rispondo, però, fatemi pensare. È stato messo in difficoltà. Okay. Adesso magari potevo anche controllare. Perché... No, i compiti a casa. Ma la mia domanda è una cosa molto, molto semplice. Io so, mi hanno informato che hai fatto un weekend a Londra, no? Bene, sì. Ok. Sei andato a vedere due o tre partitine, sì. Come dei papponi, come la papponeria, giusto? Ok. Abbastanza. Ok, benissimo. Quando ce l'ho, ce l'ho. Mi puoi dire l'atmosfera che tutti dicono di questi campi inglesi in cui non c'è il tifo organizzato, ci sono le famiglie, si arriva tre ore prima, quattro ore prima allo stadio, si vive la partita con un'appartenenza globale, mi puoi dire... Cosa si respira e cosa hai respirato in questo stadio? Lascia stare che eri a Wembley, forse no, non è solo lo Wembley, stadio. Anche Watford. Anche Watford. Allora dico, a Wembley... Ok, però la mia domanda è... E poi ti faccio questa domanda perché poi vai anche al Friuli a vedere la tua amata Udinese in uno stadio straordinario, ma italiano, con il tifo organizzato. Questa Io continuo a preferire il tifo organizzato. No? È una curva che trascina magari il resto dello stadio, lì è una cosa totalmente diversa. Ma Wembley è una cosa magica, è incredibile, è travolgente. Ho cercato di trasmettere anche questo messaggio: portate i figli a Londra a vedere tutti i musei del mondo, ma non evitate di portarli a Wembley o a vedere una grande è un museo anche quello è no? Un museo, ma anche se è nuovo, è quello che è pazzesco, no? Respiri Max, tu hanno messo le scale mobili, tu esci dalla metro stazione, una vecchia stazione, c'è un vialone lungo, l'ha fatto Norman Foster sì. E in fondo vedi lo stadio con scritto Welcome to Wembley, no? E fai questa camminata lunghissima di un chilometro, guardandoti in giro come se tu fossi un bambino, non lo so, nel paese dei balocchi. Il problema è che, lascia stare me, ma mia moglie, mi sono girato, avevo perso mia moglie, che era fuori, l'ho persa a 50 metri dietro, faceva foto trasversali, direi, ho detto, ai 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 ai, ai. Qui butta male, mia moglie qui non gliene frega. Perfetto, oh, goal. E tu hai detto, bingo. Poi tu arrivi sotto la piattaforma per salire a Wembley, alla salita e dice adesso cosa faccio, mancano due ore e mezza e i biglietti li ho, e vedi sulla destra una folla oceanica davanti a un capannone nero e pensi, che è già lì da mo, e dice muse e code, e dice, ti dicono se hai biglietti puoi entrare anche tu metti in coda, tutta una coda, fai del biglietto, entri pensando di andare al museo di calcio del Tottenham e trovi una mega birreria prepartita con questi tifosi, 10.000 tifosi dentro. Bellissimo, tutti fratelli, tutti che bevono, quindi trattato una merce. Valeva tutto, bellissimo. Ah, ma tutti, non solo di una squadra. C'era un po' di maglietta, c'era di tutto, ma nessuno ti va a vedere se sei tifoso di una squadra. Okay, derby, eh? Okay. Sì, ecco. Dopo vai dentro lo stadio, sali le scale mobili, quindi è tutta cosa molto moderna, eppure respiri la magia, che solo chi è nato in uno stadio come me può respirare la magia del calcio. Ma quindi tu preferisci, questo è tutto quello che hai detto, una roba strepitosa, coreografico. Ma poi tu guardi la partita che si fece off, no? Ma no, non a grande livello tecnico, secondo me. E perché tu sei per il tifo organizzato? Perché poi dopo è chiaro, quando questi si danno due mazzate, tutti quanti fanno un fanno un calcio laterale, calcio d'angolo, tutti però noi siamo abituati, è un'abitudine, come quando tu nasci in un certo modo, a me piace, anche mio figlio mi ha detto, ma non ci sono i tifosi che fanno partire i cori? E io ho cercato di spiegargli che uno questo cioè, quando l'hanno abbandonato un fenomeno culturale post-Thatcher, no? Dopo tutti i disastri che hanno fatto nel 90? Sì, dopo l'incendio con i morti che hanno avuto, esatto. Dopo l'Aisel, insomma hanno tirato una bella... Beh, hanno pulito parecchio. Infatti non capita nulla, a un certo punto uno dietro di me è stato un po' di capannello perché c'era uno con un berrettino bianco-rosso, e l'hanno accerchiato dicendo che era un tifoso dell'Arsenal, con un berrettino bianco-rosso, l'hanno portato via, forza. Quello col berrettino? Quello col berrettino. E quindi diciamo, no, guardate, perché il colore dell'Arsenal mi cioè preventivo. Tutti nel settore ospiti, se non puoi dare. Se no, vai, ma non ti metti i berrettini bianco-rosso. Rispetto, allora dai.
Ma lui diceva che non era tifoso dell'Arsenal, però... E lui è. E lui è. Poi insomma è stata una partita un po' così, e vanno, i tifosi vanno ondate, hanno un coro solo, che è quel classico coro, come on in Spurs, no? Poi ti trovi anche tu a cantarlo tutto il giorno, come on in Spurs, perché ti entra dentro, sì. Non hanno tutti i vari coretti, e oh, poi mamma sai perché mi batte il corazon. No, e lui è. E lui è. Ma l'hai fatto partire tu? No, no, noi abbiamo guardato, ti dico, la cosa bella è che anche i miei figli e mia moglie si sono divertiti, ha fatto un sacco di foto, eravamo molto alti, perché arriva su 100.000 persone. Poi una cosa voglio dirvi, che alle mezzogiorno 25 lo stadio era vuoto, a mezzogiorno 29 c'erano 85.000 persone dentro. Ma scusa, e com'è poi la fine? La fine come funziona? La fine è che defluisci questo... C'è la stessa cosa dell'inizio? C'è la stessa cosa dell'inizio, okay. Infatti molti si buttano dentro ma non entrano, e gli altri vanno dritti fino alla metro in coda. Ma fanno il terzo tempo però. In maniera civile, poi sali in metro e ti in mezz'ora... Salutis. Cioè, senza nessun tipo di rito, cioè, è incredibile. Ok. Quindi la cosa che più mi ha colpito è l'organizzazione pre, dopo e l'accoglienza, e come vivono l'evento, capito? La partita è una cosa in più. È tutta la domenica. Imparare per quanto ci riguarda, da imparare? Secondo me culturalmente è difficilissimo da esportare da noi. Impossibile, penso. Io pensavo cosa fare, non so, con la nostra squadra di basket, ad esempio, ma è difficile. Partire alle 6 già è un casino se vengono le 5:30 i tifosi, no? Poi devi veramente creare gente di tutte le età. Anche a mancanza di spazio, forse. Anche a mancanza di spazio e anche a mancanza di gente, perché noi siamo 100.000 persone. Io penso tu fai conto che Udine era dentro Wembley sabato, eh? Sì, esatto. Esatto. Sì. Cioè, quindi no, secondo me la mancanza... E contemporaneamente c'era Fulham Chelsea, che a qualche miglia di distanza, con lo stesso stadio stracolmo. Sì, quindi io penso sia un discorso di numeri, perché lo spazio... poi te lo crei anche, no? Se tu riesci a portare dentro a convogliare tanta gente, poi ti crei lo spazio, so, tendoni, esiste, cioè, tante cose, però lì sei a Londra e quindi hai un altro bacino. I tifosi dell'Arsenal, dei Gunners, sono entrati un quarto d'ora prima. Sbronzi? No, ma non so, erano sotto di me, hanno salutato i loro idoli, hanno tifato tutto il tempo a favore, mai contro. E alla fine, quando Aubameyang si è mangiato un rigore passando la palla al portiere, e lui al 92esimo, da noi probabilmente si è preso delle pietre in testa, lì insomma sono andati sotto la curva a prendersi gli applausi lo stesso, è totalmente diverso. VAR? Non esiste, credo se ci fosse stato avrebbero rifatto tutta la partita, perché esatto. È un sacco di errori, però nessuno ha detto guess. Nessuna ecco, stagione. Ecco, andiamo, continuiamo la bravo trasmissione Frachino, dell'altra volta. Bravo, Frachino. Aspetta che gli cade tutto. Allora, diciamo che come camerieri dobbiamo fare il corso, no? Sì, anche perché non è il mio mestiere. Su, sei Franchina. Scusami. Però, allora, qui c'è l'ottima soppressa del nostro magico fornitore. Sì, che non si può dire. Di boh, assaggio peperoni. Io assaggio tutto. E normalmente il solito pane, perché c'è pane... Non parlo non salame, fa carino. Franchino, un po' senza, sì, un po' di qua, bravo. Lui dalle spalle prende, in maniera molto serena, prende e se ne va. Comunque vi suggerisco di andare tutto. Poi mia madre mi dice, ma parzebbai al Dredger c'è lui. Però mi saluto bene allora. Saluta. Cari, qual è l'argomento? Stiamo parlando di calcio inglese. Di calcio inglese. Di cui tu non capisci una beata mazza, quindi è inutile che tu neanche ci provi. Le hai create tu? Molto buone queste. No. Sto pensando. Filippo, sa no, le ho create io come impostazione. Connubio? No. Sì, come... Buono, Sì. Dopo le... Purtroppo bisogna dire che sono buone. Non bisogna sentire la verità. Franchina, ma il Milan? Grandissimo Milan. Sì, no. Come fa con la pom pom? Purtroppo. Io non so di cosa stanno parlando, però mangio un pezzo di soppressa del vostro fornitore. È più normale invece per noi, ragazzi, mi ricordo la domanda che mi hai fatto, ma ti anticipo, lo stadio del Watford, perché era stato più tipo lo stadio di Udine, la tifoseria simile. Ma non era pieno, vedevo da Sky. C'era quasi tutto pieno, però mi diceva anche di Gicolavino, che hanno tutto sold out loro per anni, alcuni però non ci vanno, ma anche Arsenal ha tolto i biglietti mettendomi in coda, no? Tu lo sai, ma poi rimettono in vendita al posto, è questo il fatto. Sono magici. Tipo NBA, è quello. Ragazzi, c'erano un sacco di ticchettari fuori dallo stadio, anche gente che vende i biglietti, c'è un business incredibile, c'è un giro micidiale. La partita è veramente una cosa. Scusa, ma i tuoi 5 biglietti... Oh,
a Vicarage Road, come si dice? Sì, mutuo. Qualche centino. Mutuo? Qualche centino. Qualche volta vai a vedere l'Udinese in... Boh, ma l'Udinese non ha prezzo. No, però, no, dico a livello di prezzi, no? Cioè... faccio due stagioni. Questo volevo sentirti dire. Numero centrale, però. Centralissima, no? Due stagioni. No, Watford era ospite della società e ringrazio, è stato bellissimo. Però Watford è come Cusignacco, cioè tu arrivi col treno, Cutroipo, c'è questo dormitorio enorme, tu attraversi questa cittadina dove pioveva, infatti mi sono anche mezzo ammalato, fa 2 chilometri tutta la pioggia, poi a un certo punto giri a sinistra e ti trovi un contenitore dall'esterno. Che tiene? Quanto tiene? 20.000? 18.000. Poi entri dentro, è una roba strepitosa, cioè dentro è strepitoso con la Royal VIP, con il ristorante, prepartita, c'era un intrattenitore. Anche post partita, ma anche post partita. Hai fatto prima e dopo? Fai prima con un giocapremi, mangi, bevi, giocapremi con un conduttore bravissimo. Poi apri la finestra, vedi la partita. Hai vinto? No, non ho neanche partecipato perché ero troppo preso. È come bambino, sai, che vuoi mangiare tu da raffare. Ma eri dentro la Nutella tu, praticamente. Dentro la Nutella. Sì, la mia signora peggio comunque. No. From Chanfuarmi d'Italy. Veramente? E poi lì è stata la partita più interessante perché è stato il 92esimo in contropiede il Watford 2-1. Una partita carina. E Pereira? No, ho giocato molto giocava male. Udine. No, ma tu sei esperto, non lo so. Infatti Harry che lo seguiva, che Harry se lo ricordava quando era bambino, Perry, Roberto Pereira, ha fatto niente. Ha giocato bene, molto bene Diney, che è il centravanti capitano del Watford, e d'altra parte la partita l'ha fatta purtroppo Jamie Vardy, che è uscito infortunato, aveva fatto l'1-1, l'ho lì un po' girato. Però è stato interessantissimo lo spettacolo. La partita è stata, secondo me il Watford è una buona squadra. Sì. Andata bene? Metà classifica, sì, bene, bene. Poi abbiamo dimostrato di capire tutto, perché quando ho tolto delle Feu, mi ha detto, ma che cosa fai, Piore? Ha messo Gray, io ho detto Harry, l'azione prima del gol. Harry, ma guarda, ma chi ha messo un cadavere? Se fosse in Italia lo prenderemo a calci, ha fatto un gol. Minuto dopo ha fatto gol. Quindi muto e pedalire. Basta una? Sì, basta una, grazie. La dimostrazione è che sarebbe meglio tacere, no? Però insomma, siamo tutti tifosi, dai. Ma gli chiediamo, gli hai già chiesto gli amici l'altra volta, però no, non mi ricordo. Ah no, non lo so, no. Ma tu fai tutte le domande, sei special guest, tu puoi fare quello che quando vuoi. Quando sei stato? Prima di andare via? Non tu puoi fare, no, di amici non abbiamo parlato, non abbiamo quindi? Parlato. Quindi? No, è bene. Peccato l'infortunio, no, Dus? Quelli sono colpi di sfiga, però credo che alla fine tutto torni, eh. Se il primo allenamento va a sbattere contro un ragazzino dei giovanili, assolutamente incolpevole, prende una lecca super giù sulla scapola, no? Che sembra nulla, poi ti accorgi, fai la risonanza, ti accorgi che è meglio fermarsi perché se prendi una trastecca lì magari si rompe, insomma, dici ma cosa ho sbagliato, no? Oltre a dire che sfiga. Devo dirti che però lui sta reagendo molto bene e già ieri il doc era molto più ottimista, quindi io credo che potrebbero accorciarsi i tempi, lo dico. Beh, se il doc è ottimista, modo. Gioca. Sì, non questa domenica, eh? No, vabbè. Beh, però... se avevamo paura prima magari una cosa un pochino più lunga, alla fine dovrebbe essere una cosa gestibile, diciamo. Anche se avremmo voluto vederlo già domenica in campo, però insomma. Quindi lui non è aggregato al gruppo in questo momento? No, si arriva a parte, fa terapie, credo che la settimana prossima comincerà ad aggregarsi il gruppo. Okay. Io presumibilmente credo io. Tira con la mano sinistra tanto sì. Lui tanto fa canestro con la mano sinistra. come faceva Valerio. Io credo che potrebbe essere che la settimana scaffoide. O Pittis, no? Vabbè, Pittis è diventato, cioè tirava i tiri liberi di mano sinistra. Sono quelle le cose che... Tirava meglio. Infatti, aveva buone percentuali. Dus, però, scusa. No, oh, perché ma che vuoi per ragazzi. Poi se no parliamo solo di pallone e io sì, poi basta, mi annoio, no? E mi fai 49 anni un bilancino su basketball? Sì, non... 3 ore, un minuto, no, che 30 secondi. Cioè, in che senso, scusa? Nel senso, a 49 anni, il basketball è la tua passione, giusto? Sì. La tua vita, sì. Il tuo tutto. Sì. Due frasi. 49 anni di basket, due frasi che gioco, ti vengono. Guai chi rovina il gioco. Eh? È sacro. Maledetta la volta che mi sono innamorato così tanto di questo gioco. Perché è una malattia. Quando è stato, Dus? Avevo, non ce l'ha mai raccontato. Avevo 4 anni. A me no.
Ma tu sei giovane, Fonta. Sai, a Udine non giocavi a basket o giocavi a calcio, no? Quegli anni lì, abitando via Marangoni, giocavi più a basket che a calcio. Mio papà poi faceva il direttore sportivo di una squadra di Udine, si chiamava Niform, e io andavo a vedere le partite in via Marangoni, mi sono innamorato di questi idoli e ho cominciato a tirare. Saluta, che arrivano i tuoi... Ho cominciato a salutare, come mi... a tirare come fanno i miei figli adesso, durante l'intervallo, poi ho cominciato a giocare. Il mio primo allenatore è stato Rudy Romanin, con la più Friuli. E poi dopo è stata una cosa travolgente. Travolgente, anche se il calcio rimane la mia grande passione, dico la verità. Però è stato travolgente, ho cominciato a giocare, ho giocato qualche milione di partite, l'avrò vista qualche decina di milioni di partite. Ogni tanto mi accorgo di essere un po' patetico nella mia... Condivido quello che dici. Nella mia ripetitività e nella mia passione, però... Cos'è successo? C'è la maglietta di Dus, no? I miei primi 35 anni, sì, se non sbaglio. Sì, festeggiati. Che cosa è successo in questo lasso di tempo, Dus? Bella domanda questa. Beh, esattamente adesso. Sono nati i miei figli. La verità, Enrico c'era già. Sono nati gli altri due miei figli. Enrico è nato nel 2004 e ne avevo 30, e quindi era appena nato Enrico. 34? Sono molto più maturo, sono molto più vecchio. Adesso, beh, no, allora, è vero. Allora, maturo, Ciaccarin, ma boh, vecchio sì. Però poi faccio molta più fatica. Purtroppo non guardo più Miami Vice, so Sandokan. Sandokan, me lo chiede sempre mio figlio Sandokan. Sandokan e Miami Vice erano, secondo me, le due cose più belle che ho visto in televisione nella mia vita. Anche Boy Luke, però. Goldrake, dai. No, Goldrake. Tu non vedevi Boy Luke? No, guardavo più guardavo anche Boy Luke. Guarda che roba. Beh, quella è stata una bella invenzione, quella maglia. Sì, sta carina, 35. Ma questi quindi sono passati. Devo dire che insomma ho fatto tante, sì, cose. Però facciamo sempre le cose positive. Due errori che hai fatto nella basket, nella tua passione, quindi nel basket. Due errori che dice... Due errori, ho fatto un errore colossale quando ero giovane. Perché potevo giocare a pallacanestro 20 anni a grandi livelli e ho rinunciato a priori. Perché ho avuto una grande... Quando uno ha una grande opportunità e non la sfrutta è un errore. Poi dopo al posteriore puoi vederla come trasformare un errore in un'opportunità, però io a 15 anni giocavo nella Rai a Venezia, giocavo in nazionale giovanile e ho fatto una carriera. Hai buttato via tutto. Ho fatto una carriera mediocre, no? Col talento che avevo potuto giocare molto di più. Poi errore, un errore, non so, è stata una scelta, un errore. Un errore, mettiamola sull'errore. E dal punto di vista di direttore sportivo della GSA, che errore hai fatto secondo te? Ma che forse, dici, ma no, a posteriori forse non lo rifarei. Ma no, sarebbe facile dire delega allo laser, no? Ma no, andiamo sul gioco. L'errore più grande che l'errore più grande che ho fatto questi anni in cui veramente ho messo a frutto tanti anni di esperienza, quindi penso di aver fatto un buon lavoro, lo dice il campo, lo dicono i campioni che mi hanno portato a Udine, lo dicono i risultati che abbiamo al Carnera ogni domenica. L'errore più grande che faccio quotidianamente è di amare troppo la mia squadra. E quindi spesso e volentieri non sono... Amici l'ha capito? Sì, penso, ci ho parlato di a pranzo. Ecco, questo è un po' anche forse un punto di forza, che uno che viene qua capisce che non va in un posto normale. Per quello l'ha capito, te lo chiedo subito. Sì, però è chiaro che sì, io sono molto innamorato della città e molto innamorato della squadra, quindi magari ogni tanto non sono lucido. E dove sei andato a pranzo? Alla Concordia, ma a caso. Figo? Sì, era lui, io sei. Stati a Martello, ho mangiato con lui. Gli ho spiegato un po' dove è finito. Ok. Perché una cosa è quello che leggi sui social, poi sai che io preferisco molto di più il rapporto. Ma tu gli hai spiegato anche quella magica frase? Quale? Quella di Frates. Non è male, però. No, gliel'hai detta? Ma si sarà già accorto, sì, dai. Che quando torni a Venezia, in macchina. No, ma scusa, arriva anche Tonno, vuol dire che ho fatto una gran domanda, scusatemi. Ma l'ha già provato, però, arrivando da Roma in macchina. L'ha provata? E tu arrivi fino a Mestre e pensi di essere arrivato? E sei arrivato a Udine, e lui è. È ancora 130. E quindi? Non gliel'ho fatto, non gli ho detto quella frase, gli ho solo fatto capire che qua... La gente, gli ho detto chiaramente che la gente conosce il gioco e sa apprezzare tante cose, non solo i 30 punti o... No? L'importante è che lui si inserisca bene nell'ambiente, poi la gente sa apprezzarlo. Ma sono sicuro che lui sarà... Fonta apprezza Franchina, un giocatore, secondo me, in grado di servirsi bene nel nostro tessuto. Ma secondo me hai fatto un gran colpo. Anch'io, sono convinto di aver fatto... Secondo me hai fatto un gran colpo a livello tattico tantissimo, perché può giocare tutti i ruoli e non hai problemi, no? Hai allungato, secondo me, hai allungato la panchina di due giocatori, no? Perché ricoprendo più ruoli hai allungato la panchina un po' di più. E poi parliamo di un giocatore moderno, no? Passami il termine, che tu dici di pallacanestro moderno, no?
giocatore moderno che è 2 metri, sa fare tutto, marca il 4, marca il playmaker, tira da 3 punti, un giocatore alla Tanjevic, diciamo, no? Ci sta. Ci sta? Ci sta. Boh. Poi mi diceva ieri che lui l'ultima partita gioca il proprio playmaker. Sì, quindi secondo me hai preso un giocatore... lascia stare l'infortunio, perché l'infortunio sono cose che capitano, cioè, purtroppo sì, ma fa parte del gioco, come l'arbitro fa parte del gioco, l'infortunio fa parte del gioco, no? Quindi io non vedo un infortunio, lo vedo in maniera negativa all'interno del meccanismo, no? Se è una cosa così circoscritta può essere anche un bene. Sì, perché lui si inserisce meglio, conosce meglio il gruppo, meno ansia, meno aspettative e forse riesce a inserirsi anche in maniera più lenta, diciamo, sì, meno, no? Anche meno aggressiva, esatto, esatto. La squadra deve capire che è un'aggiunta, non è una punizione. Quindi secondo me hai fatto un gran colpo. Speriamo. Poi il campo, i numeri, saremo qua, guarda che sai qual è l'errore che ho fatto, adesso torno indietro. Vedi che devo stimolarti. Parlava e pensava. No, ho avuto un flash, l'errore che ho fatto è non smettere di fare questo lavoro dopo che abbiamo vinto Trieste contro Trieste. Io devo smettere quella sera lì. Ma io condivido quello che dici. Devo smettere quella sera lì perché no. Per me è stata l'apoteosi della mia vita sportiva. Io non credo che riuscirò. Cioè, godimento. Abbiamo vinto. Io, general manager, abbracciato a lui, il mio responsabile della comunicazione, friulanissimi, sotto la curva, con questi tifosi impazziti. Dopo 2 tempi supplementari, diciamo a Trieste, una partita che ci manda ai playoff contro quella che poi andrà in A1. Una vittoria epocale, memorabile. Io che prima la vedo di fronte, poi mi sposto perché mi vuole ammenare, vado in panchina vicino al dottor Pinat e viviamo le ultime azioni, il dottore abbracciato in panchina, è una roba incredibile. E perché non hai smesso? Che non ho smesso, no? Questa è la vittoria contro la Fortitudo, no? Anche questo. Ma perché non ho smesso? Perché ci portano sempre i regali qua, guarda. Ti piace? Dopo la vittoria contro la Fortitudo. Ma che bella cosa. Secondo me chi è in tribuna dice, ma chi è, che sono quei due deficienti? Chisello, poi no? Dici, ci sono i miei qua che dicono... Ma scusa un attimo, tu. Però sai perché non ho smesso? Perché poi il senso di rispetto e di dovere che ho nei confronti della comunità per il lavoro che sto facendo mi spinge andare avanti. Cioè, c'è una responsabilità. La gente ci crede, ha fatto 2.500 abbonamenti e spinge forte. Io, il mio dovere è... Mi viene mettermi sempre in testa al gruppo e andare avanti. Sì, non so se è un tuo dovere o la tua malattia. Io lo sento però... così, però dovevo fermarmi lì, cioè per me era l'apoteosi sportiva. Ma scusa un attimo, ti faccio da adesso da addetto ai lavori, così c'è anche tiriamo dentro anche Fonta, no? Che cioè tu prendi Amici, la Fortitudo prende Delfino. Sì, no? Di Amici ti ho già detto quello che penso prima, secondo me Delfino ai tempi lo dimostrano che la sua carriera era un top player. Adesso mi sembra un po' bollettino arrivato alla Fortitudo. Perché la Fortitudo ha preso questo giocatore? Per nome, per dare un po' di, per fare, passami il termine, un po' di marketing, che non serve alla Fortitudo, o perché proprio dal punto di vista tecnico a loro serve un giocatore così? La faccio tutte e due la domanda, eh? Ti rispondo io, poi ti risponde Max. È un po' tutto, però credo che bisogna stare attenti a dare per finito. Delfino stava giocando benissimo a Torino. Il problema di Delfino è che probabilmente si è presentato adesso a Bologna non in condizione di giocare, sarà stato fermo un paio di mesi. E qui, se non corri, se non salti, ti saltano addosso anche la 2. Io ho visto un paio di azioni domenica da partita, perché ero a Londra con l'iPad. Come mio figlio guarda la partita su Sport Italia e un paio di volte l'ha lasciato sul posto. Allora, forse l'errore del fine è stato quello di arrivare non all'altezza, però vedrai che tornerà a posto. Ma tu prenderesti, inverti? Io l'avevo contattato. L'avresti... Quindi non posso essere incoerente, se mi avessi detto di sì ci avrei pensato. Okay. Cioè, era un contatto embrionale, quindi okay. Finito lì, no, non scendo in A2, ovvio dovuto, non scendo in A2. Invece la tira 2 per la Fortitudo, no? Però sarebbe dovuto andare in contrapposizione con Chris, no? Questo è un senso, quando si è fatto male Marcione, lì si pensava cosa facciamo, quanto sta fuori. Quindi là, quella fase di riflessione... Ma tante volte ho letto questa cosa qua, no, in A2 non scendo mai, e la Fortitudo van tutti. Van tutti, è giusto. Magari avrà anche un garantito per il prossimo anno, chi lo sa. Okay. Non credo. Non lo so, stessa domanda... Secondo me abbiamo voluto avere una polizza, dicono, se Mancinelli non sta bene, dobbiamo avere uno dietro che ci... Cioè, lui dal punto di vista tecnico, tu dici, non ho Mancinelli... E Cincia. Sì, però Mancinelli è un po' il... che non sta... no?
o Rossella l'influenza, capisci? Ok, ok. Sono quindi mi sono, ho allungato la panchina? Sì. Ok. Mantenendo lo stesso livello. Okay. O dopo aggiungiamo Logan a Treviso e voi a Ciccia Verona. E Sasha Verona 2. Sasha è un ragazzo... Mi ha fatto un po' specie vederlo con la maglia di Verona, sai? Ma allora, Sasha è un ragazzo... Non lo so, così. Che è nato di fianco a noi. Io e mia moglie abitavamo nella palazzina della Snyder, in via Cotto. Non era tua moglie. No, sì, perché sennò mio suocero si incazza, perché vivevamo nel peccato. Convivavamo quella volta, poi però ci siamo sposati. Abbiamo trasformato il peccato in una cosa normale. Ma quello era il peccato. E lui abitava di fianco a noi, era appena arrivato dalla Slovenia. Aspetta, che ho una nuova cameriera io. Posso? Sì, da Maribor. Ed era un ragazzino che aveva, era un ragazzino che aveva una determinazione, una convinzione di arrivare fuori dalla logica. E infatti poi è arrivato. Poi secondo me lui ha giocato sopra anche le sue capacità. E quindi è un giocatore pericolosissimo, capace di vincere le partite da solo. Però attenzione, io credo che Verona è una squadra difficile. Ha messo nel motore un giocatore difficile. Caratterialmente, se trovano l'alchimia vanno fuori per fuori. Ma come Logan, secondo me, è un fuoriclasse. Logan è un giocatore, un altro tipo di giocatore, molto più professional player USA. Leggero, invece Sasha entra uno, subito. Sasha è uno a cui piace comandare, capito? Io lo conosco. Logan, bene. Secondo me, hanno fatto. Devi ancora rispondermi su Delfino, ma con calma, Fonta, con calma. Ma no, è classico. Oh, Dus, che tempi lenti che ha il tuo direttore della. Della carta stampata. Comunicazione. Ma no, sono d'accordo con Dus, però è chiaro che fa specie che sia andato lì, però era normale che ciò venisse. Ma voi vi firmate adesso che la Ford tua va su? Sì. Ok, sì, sì, okay, sì, okay, sì. Ok. Anche perché secondo me domenica Treviso batte Montegranaro. Se ciò accadesse la Fortitudo, se vincesse a sua volta Ravenna, andrebbe a più 4, poi mancano quante partite? Io penso sia uno degli errori più gravi del mondo, ma l'ho sperimentato un po' da giocatore e un po' da allenatore, da vice allenatore con Dus, no? Fare questo che hai fatto tu adesso. Allora ritratto. Fare tutti i pronostici e dici, allora, a dicembre ho 22, Montegranaro 18 e CBU 16. Poi e io e Dus, queste cose qua, quando... grazie, magica, grazie... Fatti vedere, ci sei, vieni qua. No, grazie. Vabbè. Quando facevo il suo vice, facevamo queste cose qua, no? Oh, è una roba incredibile. Mai successo un pronostico che era calcolato. Era una cosa un po' difficile, sai. No, era un po' difficile. Poi da giocatore io facevo, ogni lunedì dicevo, poi questo perde con questo, questo perde con questo, perde con questo. Boh, noi vinciamo con Conegliano... No? Con Conegliano, poi andavi a Conegliano meno 20, mandi tornavi a casa, dicevi okay. e lunedì dopo stessa identica cosa. No, vero, noi giochiamo con Staranzano, allora poi questo perde e noi arriviamo, cioè. No, adesso, lui, adesso no, funziona, è il mio però, pensiero, dai. Però funzionano queste cose, però mi viene sempre in mente questi momenti, che erano momenti secondo me straordinari, di cose da giocatori, tra l'altro, no? Che adesso tu fai, l'ha detto Stampa, lui fa il direttore generale e facciamo le stesse cose che facciamo una ma volta. Ma sì, ma per fortuna, Filippo, se no perderebbe la magia quello che... Ancora auguri? Sì, arrivano. Ancora auguri? No. Arrivano. Va via la tua famiglia, va via? Sì, va via. Ciao, è mia figlia. Sì, adesso iniziamo l'happy hour. Sì. Checco ci fa dei segni inequivocabili che dobbiamo restituire la linea alla regia. Pordenone? Allora, Pordenone, Vonde. No? Ok. Chiamiamo Mario per piacere, dai. No, io dai, vado. Facciamo cameo, Mario, no. Dai. Ma no. Facciamo vedere chi è. Chi è Pordenone, ma mia mamma poi non vede più la trasmissione? Non viene più la trasmissione. Dus, un anno, no? 50 anni? E fra 50 anni. Sarai sempre qua così? Ci porterai sempre in giro la domenica? Occio. Non lo so. Occio. Durissimo. Sono struck. Occio. Vediamo quante emozioni riusciamo a... Ogni tanto capita una roba tipo... Vieni Marione, vieni. Ogni tanto capita una roba tipo lunedì scorso che mi fanno passare la voglia di fare lo sport. Venga, Mario, venga. Ecco qua, un cameo veloce. Allora, dimmi. Andiamo in chiusura di trasmissione. Ci sto?
perché dobbiamo far vedere alla gente colui il quale noi infanghiamo ogni volta. È lui. È lui. È di Pordenone, non capisce niente, ma niente. Niente. Ma niente. Pensa di avere un minimo di competenza. Zero. La telecamera è tua, esprimi un concetto sensato sulla pallacanestro. Ok, grazie. Allora, io farei gli auguri a Davide Vincenzi per i 49 anni. La paga adesso è un'altra cosa. E Vittorione come va? Bene? Vittorione è ancora vivo, dicono. Domani su Messaggero. Domani c'è una pagina su Messaggero, con prezzo di Messaggero Vento, sono 44 pagine dedicate a Vittorio Nobile. Allora, memorizzatelo, perché lo vedete oggi e non lo vedrete mai più. Mai più, ragazzi. Mai più, va, never. Sarà solamente insultato ripetutamente quando sentite parlare di Marione Pordenone, è lui. L'unica roba, forte Stojakovic. Ecco, l'unica roba. Ma tu sei convinto di questo? Io sono convintissimo. Che Stojakovic è il più forte di tutti? No, no, uno dei più forti. Adesso li tratta già. No, 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 scusa, andiamo in chiusura. I tre più forti di tutti. Allora, diciamo, il carniere del Faganghi. Ma io condivido quello che dice, Il Davide Amici della Reier. Ci so, ci sto. E Fontanini, plurianetto stampa, il 250. Grande a Mario. Grande, bravo, grande, bravo, grande. Marione. Allora, intanto non so se ci vedremo fra un anno in queste cose, però saremo sempre, no, no, dico, però saremo sempre qua a bere una birra, a festeggiare insieme. Birrute sempre. Perché l'amicizia, pallacanestro uguale amicizia, amicizia vuol dire rispetto, rispetto vuol dire che ci vogliamo bene. Siete d'accordo? Auguri. Libro cuore. Auguri. Ciao ragazzi, auguri. Alla prossima.